Ciao a tutti, ben ritrovati con un nuovo appuntamento alla scoperta della musica emergente. Oggi lo facciamo con un artista, ho il piacere di avere in collegamento con me Alessio Creatura. Ciao Alessio! Ciao, ciao. Alessio Creatura ha un nome d'arte o il tuo nome è originario? No, il mio nome è originario, proprio Alessio Creatura, il mio è nel bene e nel male, comunque credo lo si ricordi, no? E quindi comunque spero mi porti buona fortuna, ecco, tanta fortuna magari. Si prestava bene come nome d'arte, ecco perché te l'ho chiesto. Tu canti da tanto tempo, il tuo genere è prevalentemente rock. Come nascono le tue canzoni? Sicuramente le mie canzoni nascono da esperienze personali, quindi sono assolutamente autobiografiche. Ma sono stimolato poi da tante cose, credo di essere abbastanza ricettivo, quindi mi vengono delle idee così in maniera del tutto, diciamo, spontanea, quindi inconscia anche, no? Per cui no, non mi accorgo sinceramente, non è che dico adesso mi metto a scrivere una canzone, quindi nascono nei momenti più impensabili, potrei tranquillamente avere un'idea mentre sto passeggiando, mentre sto guidando la macchina o, ecco, oppure mentre sto ascoltando delle notizie al TG, magari vengo colpito da qualcosa, da una notizia e mi viene voglia di scrivere al riguardo, ecco, quindi diciamo che sono un po' abbastanza ricettivo nei confronti di ciò che accade, insomma, nel mondo e ciò che accade dentro di me. Dobbiamo ricordare che ci troviamo con Alessio Creatura, prevalentemente di origine pugliese, grande la nostra Puglia, giusto? Sì, mio padre è pugliese, esattamente di Lucera, quindi sono cresciuto, sai, dai nonni, quindi paterni, ho vissuto direttamente la Puglia, fantastica terra, per cui sono fiero di avere nel sangue, no? Anche questa bellissima terra, per cui un saluto per tutti i pugliesi. Io ti ringrazio, viva la Puglia che è una terra ricca di artisti, oltre di altre belle cose, Certo, paesaggio, mare. Tu sei nato prevalentemente come batterista. Quando ti sei sì. affacciato al mondo della musica? Beh, io guarda, rimasi folgorato. In realtà canto dall'età di 6 anni, ma canto, cantavo, disegnavo, sai, mi facevano recitare, e poi insomma, queste arti le persi un po' nel tempo, no? Andando a scuola, per ritrovare poi la musica in realtà alle medie, quindi rimasi folgorato guardando un gruppo suonare, una band, rimasi folgorato dalla batteria, dal batterista, no? Che suonava, che ci dava su questa batteria, quindi mi innamorai subito di questo strumento e decisi di iniziare a imparare a suonarlo, ecco, da lì poi frequentando tanti amici, sai, le piccole band, cominci a suonare all'interno dei gruppi, ti appassioni anche alla chitarra, così mi sono appassionato alla chitarra, ho cominciato a strimpellarla, a vedere gli accordi, a chiedere agli amici, ma così pian piano è nata una passione anche verso questo strumento e ho cominciato a scrivere delle piccole poesie e poi di lì, sai, cominci a giocarci su, a metterle insieme. E pian piano sono nate delle canzoni, le ho affinate nel tempo, è una tecnica anche, no? Perché è anche una palestra scrivere canzoni, si inizia, pian piano le si affina, si capisce come, insomma, come completarle, ecco. All'inizio ovviamente erano degli embrioni di canzone, poi in realtà pian piano a forza di scrivere, a forza di intuire il momento creativo, sono arrivato poi a quello che faccio oggi, A quello però che è nasco oggi prevalentemente Alessio. come batterista. Come, scusa? Certo, Dico a quello che è oggi Alessio. sì. Beh, sono il frutto di tutto ciò che il risultato, ecco, di tutto ciò che ho vissuto. Però nasco prevalentemente come batterista, ho ancora questa passione per questo strumento. Quando sono con la band, no, ci troviamo nelle prove, colgo sempre l'occasione per poterlo suonare. Insomma, sono appassionato della batteria, mi colpisce tanto ancora oggi. È troppo quel che cerco, ma è questo quel che voglio. E tu col volto chino, che scrivi sopra un foglio le parole di una vita mai vissuta, le parole di una vita.
creduta. Uscirò dal labirinto che c'è in me. Uscirò da quella strada. Hai partecipato a diverse manifestazioni, vari riconoscimenti, premio Lunezia, a Rino Gaetano, sono belle esperienze, vero? Assolutamente sì, perché poi danno credibilità a ciò che faccio, no? Danno spessore, credibilità, tanti premi, tra cui anche il Lunezia, mi piace ricordarlo, il premio Lunezia, perché è un premio che viene dato al valore musicale letterario della canzone, e quindi è molto importante per un cantautore, sai, no? Quindi sono partecipai nel lontano 2011 come concorrente, diciamo, e poi invece venni richiamato come ospite, tant'è vero che quest'anno sono tornato a calcare il palco del Premio Lunezia con questo nuovo mio lavoro discografico, quindi presentando questo nuovo disco dal titolo Che ci amino gli altri. Però sì, sono fondamentali, insomma, i premi, le ospitate in festival importanti, assolutamente. Per non parlare delle aperture e concerti che hai fatto, quale ti è piaciuta di più? Ma io ricordo sempre con affetto l'apertura al grande professor Roberto Vecchioni, perché veramente, come dico sempre, è stato un battesimo del fuoco, perché ho avuto davanti, insomma, migliaia di persone, 4-5 mila persone. Roberto Vecchioni aveva vinto il Festival di Sanremo da poco con Chiamami ancora amore, una splendida canzone, è venuto a Ravenna, ecco, a fare un concerto, e ebbi l'occasione di poter aprire questo concerto, feci tre quarti d'ora di mie canzoni, e diciamo che il riscontro da parte del pubblico fu positivo, molto positivo, quindi rimasi contento innanzitutto dell'esibizione, poi Roberto Vecchioni volle conoscermi e insomma mi incitò ad andare avanti, insomma, in questa carriera, rimase contento per avergli riscaldato il pubblico, fu veramente una persona molto umana, di un grande carisma e un grande artista, per cui ricordo sempre con affetto questa apertura, ma poi ho aperto concerti anche insomma da altri big, come il grande Riccardo Fogli, un animale da palcoscenico tutt'oggi, sono cresciuto, cioè, mia mamma lo ascoltava, quindi sono cresciuto anche con le sue canzoni, poi i Nomadi, insomma credo di aver fatto un po' di palestra, no? Per queste grandi personalità della musica italiana. Sei passato con tante esperienze diverse, ognuna delle quali ti ha dato delle emozioni, ti ha lasciato dei bei ricordi, ti ha anche aiutato a crescere nell'ambito artistico. Alessio, esatto. Proprio per questo, a crescere nell'ambito artistico, quanto è difficile oggi farsi spazio nel mondo artistico musicale? Guarda, è molto difficile, diciamo, arrivare al grande pubblico, quindi è molto difficile se non si passano poi, sai, per talent, quindi per la televisione, quindi questi format che danno la possibilità, almeno apparentemente, di arrivare, diciamo, al grande pubblico. Invece questa cosiddetta crisi discografica del mercato discografico, della musica, in realtà, da un certo punto di vista ha portato invece a livellare un po', cioè al confronto tra l'emergente e il big, perché il big si è dovuto un po' ridimensionare oggi, sai, con questa crisi, e quindi è molto più facile poter condividere il palco con queste grandi personalità che magari negli anni hanno venduto milioni di dischi. Quindi c'è un po', cioè questa crisi ha portato a questo vantaggio, se non altro, no? Di avvicinarsi a questi big, di poter confrontarsi con la propria musica e quindi, diciamo, esatto, arrivare al grande pubblico è molto difficile oggi, anche se i social aiutano tanto, è uno strumento di visibilità, per carità, però sai, bisogna fare veramente tanta strada per arrivare, se non si passa dai talent, chi lavora alla vecchia, cioè, nel senso, propone la propria musica nelle piazze, per strada, ci impiega un po' più di tempo. Poi, come cantava Morandi in una canzone, uno su mille ce la fa. Oggi vale ancora più di ieri. Le mie domande ti avvolgono per poi scoprirti cosa non chiedo il vero, e tu rispondimi. Le
mie risposte non valgono, no, ti servi un gesto. Alessio, l'ultimo tuo lavoro, che l'hai nominato tu prima, Che ci amano gli altri. Sì. Alessio ha bisogno di essere amato dagli altri. Questo titolo nasce in realtà per provocazione, nel senso che è facile pensare, no, che sia più importante essere amati, riconosciuti, desiderati, senza pensare a quanto invece è importante poter dar qualcosa di sé, quindi riuscire, imparare ad amare. Non so neanche se lo si può imparare, se si può imparare ad amare, non lo so sinceramente, è qualcosa che nasce da dentro, non lo si decide, no? Esatto. Ci sono anche persone che magari nella vita non hanno mai amato, non hanno mai saputo amare, quindi ci sono anche di questi casi. Però il mio titolo nasce proprio per una provocazione, dire: ma siamo sicuri, insomma, che sia meglio essere amati, no, che amare, no? Perché è un dare e ricevere l'amore, no? Quindi è qualcosa di complesso, insomma, è facile allo stesso tempo, però nasce proprio da una provocazione. Non è che ho l'esigenza di essere amato, per carità, invece è diverso, vorrei poter riuscire a dare qualcosa in più di me, ecco, vorrei imparare a far questo, in una società poi, lo sai bene, lo vediamo tutti, è una società dell'immagine, no? Dell'apparenza. Sì. Quindi tutti vogliono essere desiderati, tutti vogliono essere amati, però dovremmo in qualche modo invece fermarci un attimo a riflettere. Molto probabilmente dovremmo dare qualcosa. Quindi essere di noi. E non apparire. Esatto, tutto si racchiude in quelle due parole lì. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro, guarda, sì, nel senso che innanzitutto mi aspetto che arrivino delle belle soddisfazioni da questo nuovo lavoro discografico a cui ho dedicato 3 anni e mezzo della mia vita, e quindi le energie sono indirizzate tutta alla promozione di questo disco. Ovviamente la cosa più bella che un musicista possa fare è poter suonare queste canzoni davanti a un pubblico, no? Quindi mi sto impegnando anche a poter in qualche modo costruire un tour in giro per l'Italia per poter proporre queste canzoni, quindi ce la sto mettendo tutta anche per arrivare a realizzare questa mia idea, questo progetto. La parte live è la parte più bella poi di una carriera artistica, quindi assolutamente questo. Speriamo che arrivi qualche riconoscimento, insomma, poi il riconoscimento più bello arriva dalla gente, ecco, magari sì, dai festival, dalla TV, dalle radio, però la gente insomma ascolta ancora oggi, anche se è distratta da tante cose, dalle calamità, insomma, dalle pubblicità. Dalle difficoltà che la vita oggi ci dà, comunque anche, ascolta, anzi, anche quella musica si distrae. Esatto, la musica ha un ruolo fondamentale, quello di dare svago, di portare le persone anche a riflettere, quindi insomma sicuramente è un momento di svago, no? Di spettacolo, e aiuta un po' a sopportare, no? A sopportare poi anche le disgrazie purtroppo che avvengono nella vita, certo. Quindi la musica sicuramente ci rende un po' più forti, un po' più sereni, ecco, è importante. Ti ringrazio Alessio, io ti auguro in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti futuri. Viva il lupo, viva il lupo, grazie mille dell'opportunità che mi avete dato, e vi abbraccio tutti, un saluto veramente a tutti gli ascoltatori, a te, un forte abbraccio e insomma seguitemi, ecco, me lo auguro. Senz'altro, grazie Alessio. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao. Ciao. Perché la strada è ancora lunga. Alessio Creatura, Che ci amino gli altri. Non si è... Il nuovo album, 10 brani, tutti da vivere. Che ci amino gli altri, il nuovo album di Alessio Creatura. Dal 25 maggio, su CD, in streaming e nei migliori digital store.